Di nulla! Devo difendermi! Piuttosto tu devi ragionare. Ritieni che fra il regnare tra mille ansie, paure e responsabilità come a te appartiene, la testa del paese, della casa, allora manca tutto. Allora sì che sei in guerra. Aspetta. Si siede al momento. Vado a dirglielo. Grazie, signora. I bambini che non sono mai partiti per la guerra adesso sono giovani ventenni, intossicati dalla noia e dalla rabbia. Purtroppo questo, regina, accade quasi sempre. Non vi si vede mai fuori dal palazzo, al di fuori delle occasioni pubbliche. Le poche cerimonie, i riti, le esecuzioni. Apollo, dio di tutte le arti, della medicina e della profezia, il tuo simbolo è il sole, quello tu sei, guida delle muse che ti onorano. Sai anche portare ai popoli il peggiore dei mali. Se tu, portentoso arciere, scagli su di essi la freccia della pestilenza! Scusi, professore, ma cosa intende per numero più grande? Quello che è meno piccolo dell'altro? Ecco, signorina, perfetto! Tutte le lingue queste parole vogliono dire la stessa cosa. Assolutamente, come potrebbe essere diversamente? Ho mal di denti! E dimmi una curiosità. Tu che sei sacerdotessa, sogni il passato o il futuro? Ma il popolo ha subito saputo del vostro ritorno. È uscito dal folto delle sue suburre ed è in festa. Vi aspetta in città per vedervi finalmente riprendere il vostro posto. I miei denti! Silenzio! Cosa credi che vogliano? Non lo sai tu cosa vogliono i maschi? Prega Agamennone che ti protegga, cagnetta troiana. Lui è l'unico in questo paese che forse non vuole vederti sanguinare. Gli altri non ne vedono l'ora. Narra poi che egli stesso ti mise tra le braccia di Polibo il giorno in cui ti trovò in un bosco, sul Citerone, un mesto di Tebe, ti diede a lui, legato per i piedi, e il mesto di Tebe, oh dai no, è la storia del mio bambino e della crudeltà di Laio, la storia mia e tua.